sono il Jesus e oggi si riprende con Mega Man Star Force 2 Zekrix Ninja, non so neanche più parlare. Ok, l'ultima volta Dark Phantom, che mi sa che si è già scoperto che è Hyde, giusto? Sì. Ha rapito Luna, quindi dobbiamo andare a salvare. L'ascensore non funziona. Salve lei? Oh, che guaio. Che succede? L'ascensore è rimasto senza energia? Credo sia colpa di tutti quei fantasmi. Quindi ora non possiamo usarlo? No, ma abbiamo il generatore ausiliario. Basta solo attivarlo. Come si fa? Credo che l'interruttore del generatore sia da queste parti. Ma lavoro qui da poco tempo, quindi non so esattamente dov'è che sia il primo piano? Da qualche parte al primo piano? Ok. Ah ragazzi, mi raccomando, quel tizio lì è di una stronzaggine incredibile. Se avete già giocato a Zekrix Ninja e volete rifare questo pezzo qua, se non parlate al tizio là, non potete attivare il generatore ausiliario, perché un mio amico che aveva già giocato ci ha provato tantissimo a attivarlo, perché l'aveva iniziato in un'altra versione, no? E non ce la faceva e non si spiegava il perché. Semplicemente, se voi non parlate con quel tizio lì, non vi dirà che c'è un generatore ausiliario. E se non sapete che c'è un generatore ausiliario, non potete andare ad attivarlo. Ok. 8 anni per arrivare giù. Ce l'ho fatta. Ok, se non ricordo male, l'interruttore è qui, infatti. C'è un pulsante dietro questo bancone. Mega Man preme il pulsante dell'energia ausiliaria. Ora l'ascensore dovrà funzionare. Torna normale. Sì, ma prendo questo. Energy Pick. Vuoi tornare normale? Sì, adesso torniamo normali. E adesso possiamo scendere mediante l'ascensore. Ah, questo posto pullula di fantasmi. Ragazzo, non avvicinarti a quei mostri. Non sono come gli altri. Sono carichi di energia che rischia di mandarti dritto all'ospedale. Allora cosa devo fare? Non posso uscire di qui. Innanzitutto cerca di calmarti. Poi ripensa al film. Come ha fatto quella spira fantasmi a sbarazzarsi dei mostri? La Spirit. Io aggiungerei Tore. Sempre le variabili del tubo. Ma quello non era reale. Era solo un film. Hai un'idea migliore, ragazzo? D'accordo, hai ragione. Ma dove possiamo trovare una Spirit? Ah, dove sono sbucati tutti questi fantasmi? Eh? Siamo una Spirit? Beh, abbiamo questo Spirit. È lo stesso Spirit fantasmi usato nel film. Geotina Spirit. Ok, lo userò per sbarazzarmi dei fantasmi. Materializzazione, a Spirit! Ore. Facciamo le pulizie. Sono una Spirit, onda materia, vrush! Perché? Puoi chiamarmi Max Asp. Vrush! Dovrei aspirare un po' di fantasmi, puoi aiutarmi? Certo, sono un oggetto onda materia fatto di onde M, vrush! Anche quei fantasmi sono onde M. Smettiamo di dire vrush, ok? Benissimo, andiamo Max Asp. Accensione! Vrush! Perché l'ho ridetto? Di non dirlo più! Wow! Ok, ce l'abbiamo fatta! Eh? L'ho distrutto? Sono pieno, vrush! Scoppio, vrush, non so come dire. Anche se non riesce a competere con Bud, grazie per l'aiuto. Qua partono offese pesanti. Ok. Sai, ma sono bellissimi. Non so se ve li ho ancora inquadrati, ma ci sono i fantasmi e lo schermo superiore che fanno così, sono bellissimi. Wow! Ah, se erano i fantasmi, scotti. Wow! Beh, proprio passano così, passano a squadroni di tre. Ci sono dei fantasmi anche qui! L'intera città è sprofondata nel panico. Quel tizio mascherato deve essere fermato. Press, la troveremo in cima alla torre Eiffel. Ci sono dei fantasmi anche qui. Pensavo di raggiungere la cima dall'interno della torre Eiffel. La Spirit è stremato. E adesso? Ragazzo, metti il visualizer e osserva la torre. Cosa? Ah, ok. Probabilmente troveremo una strada onda esterna. E infatti ce l'abbiamo. È un bella alta, tanto alta, troppo alta forse. Ed è a più piani, fantastico. Ci sono delle onde fino in cima alla torre. Forse possiamo usare per arrivare fin lassù. Trasformati, Geo. Mi hai fatto inquadrare tutto. Di qui non si passa. Sì, non volevo andare lì. Mi avete fatto inquadrare tutto a parte un bordo. Oh là. Ok. Ok. Adesso c'è tutta la torre di Eiffel da fare. E questa musica è bellissima. Un Hertz morto!
di paura però. Perché ci sono i fantasmi, quindi è morto di paura. La smetto. Tutto bene? Quel fantasma mi ha attaccato. Stai attento. E il ragazzo, sono qui. Sì, li vedo. Cosa? È tornato indietro? Ero davanti a lui. Cosa? Sono... Oh no, fantasmi. L'obiettivo dei fantasmi sono gli esseri umani. Non si curano della nostra esistenza. Se non si accorgono di noi non ci fanno nulla. Se però ci sbattiamo contro si accorgono della nostra esistenza. Ed è la stessa cosa per te. Quindi stai attento. Ho capito, cerco di evitare quei fantasmi. Ok, come possiamo notare, non abbiamo una strada onda. Un vicolo cieco. Credi che ci sia un'altra strada? Oh, non me ne ero accorto. Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Erano due lavavette, mi sa. Devo fare qualcosa. Che seccatura. Ho parlato al tizio, perché il tizio ha detto wow. Perché ha messo un attacco paralisi, una carta che paralizza già di suo? Ok? Fantasma del tubo che mi si para davanti nei momenti meno opportuni. Pensavo di farmi fuori più la svelta in realtà. Mamma mia, che carta del tubo però. Sa, vediamo di fare un contrattacco qua, sennò... No, manco morto con l'attacco. E questo a 100, quindi non lo shotto neanche. Ma vi levate? Mamma mia! Oh là! La battaglia più ridicola del mondo. Manco una carta buona mi sembra. Ok, salvati. Ce l'ho fatta. Grazie ragazzi in blu. Tu puoi vedermi? A quanto pare siamo finiti nella zona visibile. Succede di rado che gli umani riescano a vedere le onde M. Accade quando le onde M sono nella zona visibile. Qui ci sono sbalzi di frequenza e le onde M entrano nella zona visibile, consentendo agli umani di vederle. Quindi ora ci troviamo nella zona visibile? Pare di sì. Non puoi sapere quando entri nella zona visibile. Succede e basta, anche se molto raramente. Chi sei tu? Io? Eh? Ma cosa? Ok, mi hanno rifatto la strada. Scusa, ho premuto per sbaglio il pulsante. Stai più attento. Quel ragazzo ci ha appena salvato la pelle. Non possiamo precipitare proprio adesso. Effettivamente sarebbe una cosa sbagliata da fare. Ora posso attraversare e continuare. Ok, ci siamo ragazzi. Siamo in cima alla Torre Eiffel. Press! Mega Man, sei venuto a salvarmi! Bene, bene. Era più... ma va bene lo stesso. Dov'è quello là? Ciao, Hyde! In cima proprio all'antenna. La tua presenza qui non è prevista nel mio copione. È il tizio mascherato di prima, vero? So di averlo visto da qualche altra parte. Ma dove? Scusa se non mi sono ancora presentato. Puoi chiamarmi Hyde. Hyde. Mm? Che bella sorpresa. Sono persona M, quindi puoi effettuare il cambio d'onda. Come fai a... Interessante. La trama si fa sempre più appassionante. Tu conosci il cambio d'onda M? Certamente. Pensavi forse di essere l'unico? Ah, un navigatore? No, è qualcos'altro. Phantom, in onda. Un essere M? Mi hai chiamato Hyde? Dobbiamo tormentare qualche umano. Dal suo navigatore è uscito un fantasma. No, è solo un corpo M. Ma è... diverso, ha una frequenza che non riesco a leggere. Non mi era mai successo. Questo è Phantom. Diciamo che è il capo di questi fantasmi. Se volete impedire ai miei servitori di spaventare gli umani, dovrete parlare con me. Ma non è detto che vi ascolterò. Cominciamo, Phantom. Cambio d'onda M, Hyde, in onda. No, può trasformarsi?
Io chiamo questa forma Dark Phantom. E così concerto faccio un bel figurone, onestamente. Non pensavo che ci fossero altre persone in grado di trasformarsi. E perché c'era un corpo Ender con quello strano navigatore? Questo non è un misero navigatore come quello di voi umani. Se volete potete chiamarlo un navigatore antico. Navigatore antico? Perché stai facendo questo? Cosa vuoi? La torre Eiffel è la fonte di tutte le endemme del paese. Se qualcuno ne assumesse il controllo... Beh, puoi immaginare le conseguenze. Controllando le ondemme per controllare gli umani che le utilizzano. Il protagonista cattura le rovine e insieme domineranno il mondo. Il finale del film è già stato scritto. Perfetto, non trovi? Dominare il mondo? Te lo impedirò! Oh, credi forse di poterci fermare? Il protagonista è troppo potente per te. Preparati, ragazzo. Sta per attaccare. Sono pronto. Battaglia d'onde! In azione! Questo lo vedremo, Dark Phantom. Il cappello... Gli mancavano gli occhi che passavano attraverso il cappello. Ma quella è un altro dettaglio. Che cazzo? Scusate, non me l'aspettavo così. In realtà tentavo di fare un contrattacco, ma... La vedo dura. Ma che infame! Guardatelo! Non morirò, Brian. Scordatelo. Fanculo i contrattacchi, ce lo giochiamo al solito. Non perderò contro il primo boss di nuovo. Come l'ho detto! No! Questo è umiliante! Oltre ogni... Mamma mia! Eliminato da Dark Phantom, veramente? Dove andremo a finire? Scusate, ma la tiritiera non me la riascolto. Perfetto. Ok, round 2. Fanculo e contrattacchi si chiamerà. Ok, alleluia. Oh là. Questo sì che è una cosa che mi piace. Olla! Oh, perché mi sono fatto eliminare come un pollo? Hai recitato bene, ma è il momento di calare il sipari su questo spettacolo. Eh? Cosa? Restare fedele al copione. Ha detto il produttore. Mi dispiace che il mio film dell'orrore non sia riuscito come speravo, ma ho dato la mia parola al produttore. Ci saranno altre occasioni per seminare il terrore tra le masse. Così te ne vai? È svanito! Chi o cosa era quel tizio? Da quello strano navigatore è uscito un corpo M sconosciuto. Poi ho effettuato un cambio d'onda. Comunque finalmente ho potuto stiracchiare un po' i muscoli. Giusto, sta succedendo qualcosa, ragazzo. Eh? Se ne andranno i fantasmi, spererei. Oh là. Brusio. Sembra che sia tornato tutto alla normalità. Ehi, guardate! C'è qualcosa sull'edificio. Hai ragione. Che sia una persona. È lui, mi ha salvato. Mi ha aiutato quando sono stato attaccato da quei fantasmi. Quindi, è stato lui a calciare via tutti quei mostri? Oddio, veramente? Mi posso solo ancora nella zona visibile? Ed è diventato giorno. Oh no, mi stanno guardando tutti. Dovresti salutarli. Meglio di no. Devo salvare la pressa e andarmene da qui. Ok. Stai bene? Non sei ferita, vero? No, sto bene. Ho preso un bello spavento. Meno male. Tu, come posso dire? Tu sei stato grandioso, eh?
No, anzi, Mega Man è stato grandioso, capito? Perché sei imbarazzata? Non è vero, dovresti esserlo tu invece. Non mi stavo certo complimentando con te, ma con Mega Man, intesi? Scusa, perché dovrei dirti che sei stato grandioso? Ah, ora sì che mi sento in imbarazzo. Cosa devo fare? Lascia perdere, trasformati e basta. Voglio ringraziare Mega Man di persona. Non saprei, anche tu hai fatto la tua parte. Sei stato leggermente grandioso, ecco, ma solo un pochino. Oh, giusto, cosa? Come segno di riconoscenza dovrei... Sai, è la naturale evoluzione della nostra amicizia. Anche se di solito sono i ragazzi a chiederlo. Non capisco. Ah, sei davvero imbranato. Una brotherband, io te formerei una brotherband. Io che speravo in qualcosa di più. Oh, ho capito. Pazzesco, non posso credere di doverlo chiedere io a te. Beh, mi dispiace. Non fa niente. Comunque, grazie. Vedendo ciò che hai fatto per salvarmi, beh, essere tua amica sarà importante per me. Già ho formato una brotherband con Luna Plus. Lui la forza legame di Joe è salita di 50. Certo, preferirei formare una brotherband con Mega Man. Cosa? Scherzavo. Grazie, Joe. Ok, però è finita, spererei, eh? 10 giorni dopo, mi fate anche Joe e i suoi compagni di classe iniziano le vacanze estive. Oh. Io devo chiudere l'episodio, c'è nessuno? perché sei così giù di morale, ragazzo? Pensavo non vedessi l'ora di andare in vacanza. Continuo a pensare alle parole di quel tizio, Hyde. Ha detto che ci saranno altre occasioni per seminare il terrore. Quel giorno sono successe molte cose strane e credo che tu continuerai a pensarci ancora per un bel pezzo. Già. Non vorrei tirarti indietro come sempre, vero? Una chiamata. Accesso. Oh, ciao Press. Hai di nuovo quella faccia stralunata. Luna dice che ho una faccia stralunata, eh? Ok, c'è qualche problema? A me va tutto bene, sei tu oggi che sembri invece su di giri. Vedo che non ti risparmi le battute. Ho una cosa da dirti comunque. Non mi va di passare le vacanze estive a bighellonare così. Ho deciso che faremo tutti un bel viaggetto. Cosa? Un viaggio? Sì, un viaggio, e verrai anche tu. Così all'improvviso. Certo che vengo, non vedo l'ora. Allora è deciso. Ci troveremo da me per metterci d'accordo. Vedi di esserci, ok? Certo, ci sarò. Ah, un'ultima cosa. Il tuo ID personale per il navigatore? Hai scelto Gisius, giusto? È un soprannome che ti calza il pennello. Cosa, come fai a... Perché siamo brother, sciocco. I brother condividono ognuno la propria mia pagina. Ecco come l'ho scoperto. Ah, riguardo la mia pagina. Cosa? Non riesco a leggere il segreto nella tua mia pagina. Non va bene. Davvero? I brother condividono anche i segreti? Perché vuoi conoscerlo a tutti i costi? Non sto dicendo questo. Non mi interessa il tuo segreto in quanto tale. Ma da che mondo è mondo tutti i brother condividono i propri segreti. Quindi noi non facciamo eccezione. Oh, d'accordo. Cosa devo fare? Perché non riesci a vederlo? Il mio navigatore è rotto? Lo sai che devi aggiornare regolarmente il tuo navigatore, vero? Aggiornare? No, non lo sapevo. Siamo le solite. Ecco qual è il problema. Il navigatore deve essere sempre aggiornato. E i nostri navigatori devono essere aggiornati alla stessa versione. Capisco. Devi aggiornare il tuo al più presto. Capito? Ok. Poi vieni a casa mia. Ci vediamo lì. E adesso, ragazzo? Beh, dovrei aggiornare il navigatore. Ma come? Forse dovremmo rivolgerci a un esperto di queste cose. Hai ragione. Conosciamo un esperto di navigatori? Ovviamente sì, Boreal. Ma ci andremo nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, se vi piace, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazza.